Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Neo The World End With You. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. La scorsa puntata abbiamo iniziato la storia principale e devo dire che i cambiamenti che abbiamo visto fino ad ora non sono stati, a parte appunto la visuale che adesso è più aperta, hai molto più spazio di movimento e tutto il resto. Per adesso non ho visto grandi novità, anche se immagino che tutto cambierà da adesso, visto che siamo entrati nel gioco. Però mi avete chiesto di provare anche l'audio in inglese per sentire come sono le voci. Vediamo come sono. Altra cosa, tra l'altro, che faremo da questo episodio in poi sarà non fare più il saluto come sempre, ma fare tutto continuato come ho fatto per la serie originale, quindi come se fosse tutto un episodio unico. Questo perché mi semplifica la registrazione. Per esempio, passiamo dal giorno 1 al giorno 2. Non interrompo la registrazione quando finisce il giorno, ma la continuo il giorno 2 e poi proseguo la registrazione. Semplicemente questo. Allora, scansioniamo il rumore con R1. Ok, ci possiamo muovere mentre scansioniamo. E dobbiamo avvicinare. Ah, vabbè, aspetta. Ok. È come il gioco originale, nel senso puoi fare più catene di rumori. Solo che qui non parte subito il combattimento, hai una frazione di tempo probabilmente per raggrupparne il più numero possibile. Grazie alle spine equipaggiate, Rind e compagnia possono attingere ai propri poteri psichici latenti. Premi il tasto assegnato alla spilla per scatenare lo psico corrispondente. Usa la levetta sinistra per muovere l'ultimo personaggio usato. Prendi di mira i nemici usando la levetta destra e schiva gli attacchi premendo X. Ok. Quindi con destra lo selezioniamo, con la X schiviamo per ora, va bene. Ah, boh. Ok. Non so. Ok, non avevo ancora pronto lo psico. Ok, non ho varianti degli attacchi, immagino. Non abbiamo. Oh no, citazioni e Daft Punk. Fortuna del principiante. Effettivamente. Beh, grado C, anche perché prima volta che lo facciamo, giustamente dovevo valutare un po' come fossero i movimenti e tutto il resto. Effettivamente anche nel gioco originale, quando abbiamo iniziato, prendevamo voti veramente terribili all'inizio, ma giustamente dovevo veramente prenderci la mano con tutti i comandi. Allora, che cavolo siamo riusciti a fare? Magari lo sapessi. Ok, sii onesto, amico. Quanto ero figo? Sembrava di essere negli AR, ma più che aumentata la definirei realtà allucinante. Sul serio? È questo che ti interessa adesso? E di cos'altro dovrei interessarmi, scusa? Basta paranoie, Tamarindo. Accetti i tuoi superpoteri. Aspetta, fammi controllare una cosa. Vediamo. Benvenuto nel gioco dei demoni. Accedo all'SRD. Trovo l'account ufficiale, missione di oggi, eccola. Fammela vedere però. Cancella il bersaglio con gli psico. Ricevi gli ordini di fronte alla statua del cane fedele e la via per la libertà si aprirà. Sì, signora, applicazione, signora. Quindi il cane fedele, secondo te, si riferisce ad Aciko? Boh. Beh, c'è un solo modo per scoprirlo. Che sarebbe? Andare ad Aciko e vedere se cosa troviamo, ovviamente. Già, non è che abbiamo di meglio da fare. Giustamente. Allora, premi il pulsante touchpad durante il combattimento per metterlo in pausa. Se non te la senti di combattere, seleziona scappa. Va bene. Completa l'obiettivo di oggi del gioco dei demoni. Raggiungi Aciko. Per fortuna. Ecco, questa è una cosa buona che hanno appena aggiunto in questo capitolo, ovvero mettere la minimappa e il bersaglio della minimappa. Perché va bene che non era tanto difficile muoversi nel gioco precedente, perché alla fine due erano sempre le strade e comunque le strade non necessarie erano bloccate, ma almeno sai dove cacchio ti devi muovere finalmente.
Ma che... Cosa c'è adesso? Beh, stavo provando a usare il mio cervello galattico e... Su, smettila, finirai per evocare altri mostri. Ma dai, possiamo batterli, se lo dici tu. Comunque, prima che mi interrompessi, ti stavo dicendo che ho provato a scansionare e all'improvviso ho sentito delle voci. Quella della gente qui attorno. L'ho pensato anch'io, ma nessuno sta aprendo bocca. E ora non capisco da dove arrivino queste voci. Beh, alquanto strano. È come se stessi leggendo la mente o... Ecco, leggo la mente, forse. Provaci, Tamarindo, dai, forza. Beh, tanto vale provarci. Proviamo a scansionare la signora. Premi R1 per scansionare i dintorni. La scansione permette anche di sapere cosa la gente pensa. Basta avvicinarsi alla persona e si preme il tasto X. È la prima rimpatriata scolastica da 10 anni a questa parte. E se mi innamorassi di nuovo della prima cotta, dovrei lasciare subito il mio ragazzo. Oddio, odio dover decidere. Va bene. Cavolo, possiamo davvero leggere la mente delle persone. Ma che bomba, questi psico sono sono uno sballo. Già. Dici che fa parte del gioco? Come funziona questa roba? Non lo so e non mi importa. Forza, andiamo da Chico. Non facciamo tardi. Tardi? Per cosa? Fret! Ah, cavolo, ma come funziona questo gioco? Effettivamente non ci... Questi nuovi poteri, pensi che siamo collegati alle spille? Intendi tipo niente... Vabbè, non riesco a leggere, vanno troppo veloce. Comunque... Ecco, una cosa che non è uscita fino ad ora, non abbiamo il timer sulla mano. Non abbiamo un limite per queste missioni. Ci sono dei nemici in giro? Ok, ho dato una lettura generale a tutto quello che c'era in giro. Non c'è nulla di interessante a parte qualche dialogo fra gente e gente, ma nulla di importante per ora. Ed eccolo qua, il demone. Ma allora, in inglese però non parlano. Non vorrei che in realtà il grosso del doppiaggio in inglese sia solo nelle cutscene e basta. Questo è la Chico che stiamo cercando. Credo proprio che sia l'unico Chico, eh? Che sorrisetto che gli hanno fatto. È una mia impressione, anche tu trovi inquietante quel tipo laggiù. Sì, è troppo... Sì, è proprio sospetto. Ehi, voi due, siete dei giocatori? Oh cavolo, ce l'ha con noi, che cosa facciamo? Tranquillo amico, mi sembrate due novellini, davvero? Beh, tecnicamente lo siamo. Lo sapevo, cercate di non farvi cancellare subito. Sì signore, ricevuto. Anche se per adesso essere cancellati non sembra poi così male. E dai, dovete giocare per vincere. Allora, siete pronti per la missione? Guardate, una missione. Quindi il gioco è iniziato. Vediamo, svela i veri colori dei teschi. Sì, esatto. Teschi? Quali teschi? Dove sono? Come li troviamo? Provate a usare le vostre teste per scoprirlo. Ok, ma perché ci sono queste linee? E cosa significa A, B, C, D e D? Mi sembra di averlo già visto. Sarà una passeggiata, basta pensare a Shibuya. Oh, le linee dell'incrocio. L'incrocio pedonale. Visto, non era poi così difficile, no? Ok, ma io sono fermo alle lettere. Forse indicano dei posti intorno all'incrocio. Forse vi conviene andare a dare un'occhiata. E quando troverete i colori dei teschi, tornate qui. Divertitevi. Da morire. Allora andiamo all'incrocio? Sì, andiamo nei posti indicati dalla lettera A alla D. Cosa pensi che troveremo? Lo sapremo quando saremo lì. Spero che non sia una cosa troppo complicata da risolvere. Meglio segnarci tutto per bene ed evitare di confonderci. Allora, se A5 è la C, vuol dire che la prima parte è questa qui. Però i colori dei teschi o sono dei negozi, ma ne dubito. Oh, eccone uno, aspetta. Ah, i teschi, ci sono proprio dei teschi messi sugli incroci, ok. Quindi il primo è giallo. Qui dovremmo trovare la A. Già, guarda lì, sul cartello. Un teschio giallo, grande. Quindi la A sta per giallo. Bene, abbiamo fatto ciò che dovevamo. Io, Tamarindo, questa balia di spie c'è sempre stata. Ovviamente no, non penso proprio, ma sembra pericolosa. Stiamoci alla larga, va bene? Sì, torniamo indietro. Ma come mai le persone ci passano attraverso come se nulla fosse? Solo noi non possiamo? Ovviamente no. Quindi... Ok, da questa parte ora siamo alla B. Bene, vedi qualche teschio inquietante in giro? Ah, eccolo!
Cosa? Dove? Lassù, su quello schermo enorme. Rosa? No, bianco, ok. Ah, hai ragione, ce n'è un teschio blu. Chissà quanto costa metterlo lì sopra. Girano soldoni dietro a questo gioco. Non ha ancora capito nulla lui. Già, sembra un progetto grosso. Vero? Comunque abbiamo trovato il teschio. B sta per blu. Ah, e ora sì che si ragiona. Quindi ora dobbiamo passare da questa parte. La C sta per... Questa è la C? Ti dirò di sì, ma non vedo teschi. Esclusi quelli dentro le teste delle persone. Ecco, quelli non ci servono. Ma mi hai dato un'idea. Beh, sentiamo. Scansioniamo la zona e troviamo gli indizi. Oh, ho capito. Magari qualcuno ci indicherà la direzione giusta. Sì, vale la pena tentare. Tipo il tizio appoggiato qui apposta. Arte per arti. What? Mi sono fatto il tatuaggio dei miei sogni. Alla mia tipa non piace questo teschio viola, ma è solo un trasferello. Va bene. Se l'hai disegnato a mano così. Hai sentito? Un teschio viola. Va bene. Bello poi. Bene, quindi ci sta per viola. Cavolo, siamo dei geni. E infine la D si trova qua per terra. In realtà no, no, quello è un simbolo di un rumore, però penso che questa sia la D. Bene, ma non vedo teschi qui in giro. Già, niente teschi. È qua, ci sei sopra. Aspetta, cos'è questo strano segno? Su quel tombino, sembra uno di quei simboli rumori. Secondo me dovremmo scansionarlo. Pensi che dovremmo affrontare qualcosa? Probabile. Facciamo una scansione allora. E mi rivelerà qual è il prossimo teschio. E noi hipster. Ma guarda come mi insegue. Comunque aspetta. Vabbè, niente interessante ovviamente. Dai, vieni qua. Riattivare le spille. Usare uno psico consuma l'energia come mostra la barra sotto ogni spilla. Quando la barra si esaurisce devi attendere che la spilla si riattivi per usare di nuovo lo suo psico. Ok. It's go time. It's go time. Allora, le voci in inglese non sono male. Non sono male in inglese. Però fino adesso hanno parlato veramente troppo poco per dire che mi piace di più la voce in inglese rispetto a quella giapponese. Grado B non è male, dai. Però da A danno 0% a noi, ok. Ok, va bene. Pensavo danno fatto in generale. Cavolo, siamo troppo bravi. Non esagerare con l'entusiasmo. Dico sul serio, questo gioco è una passeggiata. Forse sono un prodigio degli psico. Certo. Tamarindo, è un gioco, dovremmo divertirci. Lasciati andare e rilassati. Wow, Fred, sei fantastico, fico e bravo in tutto quello che fai. Vero? Questo è il riconoscimento che merito. Sono felice per te. Ehi, lo vedi anche tu? Oh, cosa? Oh, il tombino. Eccolo, e vai, è diventato rosso. Ecco il nostro teschio, ed è rosso. Quindi la D sta per rosso. Giallo, blu, viola, rosso, ok. Ehi, l'account ufficiale si sta trasmettendo. Greetings. Greetings, però non ha detto niente. Salve, pecorelle di Shibuya. È il vostro Game Master, Shiba, che vi parla. Ok, Game Master però, non direttore. Quindi è il Game Master della settimana o è il Game Master generale? Spero che sia un piacevole giorno 1. Ho una notizia rovente per voi. Ehi, lo conosco. È il tizio che è apparso sugli schermi dell'incrocio. Una squadra è riuscita a completare l'obiettivo di oggi. Aspetta, qualcuno ha già completato la missione. Mi sa, ma non avevo capito che c'era anche altra gente. Voi altri fareste meglio a darvi una svegliata, soprattutto se volete essere i primi a eliminare il bersaglio. Allora, chi ci riuscirà? Che sia la volta buona che la Deep River Society riesca a spuntarla? Magari persino riuscendo a soffiare il trono ai Rhinebreakers? Può vincere chiunque, gente. Chi dimostrerà di avere i muscoli e l'ingegno per vincere tutto? Magari saranno i nostri outsider. Il gruppo di Indo, eh?
Ah, sembra che qualcuno piaccia stare sotto i riflettori. Già, Tamarindo, che egocentrico. Ad ogni modo, voglio sentire quel nome rombare per tutta Shibuya. Mostratemi cosa sapete fare, se no saranno guai. E con questo, addio. Certo che sembrava gasato per questo gioco. Un pelino troppo, a mio avviso, ma piuttosto... Che accidenti è il gruppo di Rindo? Oh, giusto, stavo per chiedertelo io. Cioè, in realtà, ecco, diciamo che potrei saperne qualcosa, però... Fred, cosa hai fatto? Beh, ecco, c'era questa notifica per creare una squadra e una chat collettiva, mi segui? Mi ha chiesto di scegliere un leader, il che è strano per una chat di gruppo, e boh, ho messo il tuo nome. Poi il resto l'ho lasciato com'era, visto che mi ero rotto di scrivere, quindi... Il gruppo di Rindo? Mi stai dicendo che ci hai iscritti come squadra? Mi sa di sì, ma non è poi così male, no? Cioè, quel tizio ci ha trattati come una superstar di Shibuya. Stare al gioco è il minimo. Ah, se dobbiamo giocare almeno inventiamoci un nome decente. È apparso in mezzo all'incrozio. Sei a Shibuya, anche io. Ehi, Swallow, hai sentito l'evento di Shibuya? Quella specie di gioco a cui bisogna giocare tutti? Non ho capito niente, ma voglio vincere. Al lavoro. Chissà se è ancora nei paraggi. Hey! Allora cosa facciamo per il nome? Boh! Dovrei sbrigarti a trovarne uno, rischiamo di finire il gioco senza un nome. Non sapevo fosse solo... Non ho letto tutto perché va troppo veloce quella parte. Non c'è modo di rallentarla? Possiamo mandarli... No, non penso. Dovrei provare ma ne dubito. Yes. Abbiamo trovato tutti i teschi. Ma guardatevi, così sicuri di voi. Allora, ditemi tutto. Vi ho detto di svelare i veri colori dei teschi, quindi... A sta per giallo, B sta per blu, C sta per viola e D sta per rosso. Corretto, niente male per dei novellini. E vai, è stato facilissimo. Fred, zitto. Obiettivo raggiunto, dirigetevi verso Shibuya Ikaraie. Ikaraie, Riebo, non lo so come si pronunciano quei nomi. Vuol dire che dobbiamo andare lì ora. Sai, non penso ci farebbe passare se non dovessimo andare lì. E va bene, Shibuya Ikarie, arriviamo. E il tizio è scomparso. Ehi, ti va di far fuori qualche rumore mentre andiamo? Cavolo, certo che ti diverti. Ma certo, è un gioco. E c'è una battaglia con un boss che ci aspetta, amico. Dobbiamo salire di livello per vincere. E scansione. Ho un brutto presentimento. Tipo questo rumore che sembra un rumore tabù? Forse sarà più difficile del previsto. Ma niente paura, Fred è qui con te, ce la faremo, Tamarindo. Perché ho l'impressione che invece dovremmo scappare? Colpisci il nemico con uno psico nel modo giusto per far comparire l'indicatore beat drop circolare. Colpisci un altro psico mentre la barra è visibile per dare inizio alla combo beat drop e aumentare il tuo groove. Regolare i conti con il mashup. Premi il tasto cerchio quando il groove è al 100% per scatenare il mashup e colpire il nemico con uno psico combinato estremamente potente. Va bene. Fammi combattere però. Allora, prima occupiamoci. Ecco fatto. Nuovo livello. Ma come? L'ho eliminato con un colpo. Io ho sparato un colpo in faccia, è morto. E abbiamo preso un livello A e zero danni, il che è abbastanza incredibile, no? Ah, tra parentesi, vabbè, queste saranno le solite spille base che ti danno inizio gioco. Ma si evolveranno le spille di nuovo in questo gioco? Cioè, c'è ancora la meccanica di evoluzione? E se sì, c'è ancora la meccanica di evoluzione tra utilizzo e tra lasciarle stare? Spero di no, quella parte, perché quella parte era veramente una rottura di palle. Hey, Rin, dude. Ehi, Tamarindo, ce ne siamo persi un po'. Dove? Tutto torna a noi. Dove? Aspetta, dove era lì prima? Ma se questo è un gioco significa che dobbiamo perdere. Secondo te cosa succede se perdiamo? Non intendo scoprirlo. Ecco. Flashback del Vietnam. Niente di buono. Sarà troppo tardi per mollare. Possiamo mollare. Boh, proviamo a fare il logout. Uscire dall'app. Sì, e chiediamo aiuto agli sviluppatori. Ehi, demoni, mi sento minacciato.
What the? Ma come? Ehi, hey, sei stato tu? Perché io non sono stato. So, Zeta weak. Oh, eccolo qua. Però aspetta. Ah, ma c'è il tasto per mandarli in automatico. Oh, where'd you come from? If those are the best equations you got, your days are numbered. Huh? What did he say? You two supposed to be players? Or are you just a couple pieces of trash that fell off the heap? Doesn't matter. If it's the latter, then you're getting compacted with the rest of the pile. Ok, accogliere un nuovo compagno. Un uomo misterioso si è unito alla tua squadra e ti ha portato una nuova spilla. Più membri ci sono nella squadra, più psico potrai usare in battaglia. Ti premuto il tasto R1 per caricare la potenza, poi lascia il tasto per sferrare un calcio volante. Non so perché, ma la cosa non mi sorprende che lui tiri calci. Ma proprio per nulla. Allora, fammi un attimo. Ecco, R1, quadrato e triangolo per ora. Allora, fermo, vieni qua. Aia. Ecco fatto. Becca di questo. Aia. Che dolore incredibile. Ecco fatto. No, oh, merda. E beccati questo in faccia. E siamo saliti di livello nuovamente. Allora, ti dirò che il sistema di combattimento non è neanche terribile, perché comunque è veloce come piace a me. Il tipo di giochi che comunque hai un campo aperto, ma non è una roba a turni, non è una roba che devi attendere, vedere. Non mi dispiace. Sono quei tipi di giochi che comunque non sono troppo veloci, ma neanche troppo lenti. Crunch! Ok, forse comunque dovevo mettere l'automatico per sentire le voci. Whoever he is, he really saved our bacon. Not sure he was doing it for our sakes. But he was a big help, that's for sure. Hey, mister! Thanks for lending us a hand. We're kind of new to this game, so we need all the help we can get. You seem like you've been doing this for ages, though. Questo è vero. If you think you stand a chance after that disastrous performance, you've said a miscalculated. Però è diventato meno stronzo. What's the probability of you two surviving the game? Poche. One zepto percent, if that. Huh? 10 to the negative 21st power. So that's 0.00000000. It's really small, huh? Not small, infinitesimal. So close to zero, the two points nearly converge. So zero, basically. Sì, ma non zero. But not precisely. Esatto, l'ho appena detto cosa. The game's 142,857. Factor it out. What? Huh? The name's Show Minamimoto. Oh, ed eccolo qua. Con i suoi bei canini. I don't follow the associative property like other players. No telling what would happen if I integrated myself with a couple of zeptograms like you. Ecco, infatti la tua presenza è un attimo da spiegare. Cioè, non il fatto perché sei tornato, ma il perché sei qui e giochi. Listen up, zeptograms. You want to be part of the remainder? Then follow my lead. That was bizarre. What are you standing there for, Rin dude? Let's go. Rin dude. Teammate waiting. New teammate. Well, yeah. Him coming to our rescue back there was basically his way of begging us to let him join. That's right. Says here 142,857 is a cyclic number. Meaning couldn't tell. Che tutto torna. Maybe our new teammate will fill us in. Un numero ciclico mi fa pensare che tutto giri su se stesso e che quindi tutto torni come dovrebbe essere. Ma altri rumori giusto per livellare non ce ne sono. Va bene, andiamo a Shibuya Ikarie.
Allora, è più espanso a livello di... Ce l'abbiamo fatta? Beh, grazie. Ambientazioni rispetto al gioco precedente. Ma come ho detto, mi ricorda anche molto Persona 5, perché questi luoghi comunque anche durante Persona 5 li visiti non in maniera così approfondita, ma in Strikers, tipo questa zona io me la ricordo che ci saltavamo sopra, che andavamo a combattere contro i nemici. È bello rivedere stessi luoghi in giochi diversi comunque. Dove si nasconderà quel brutto boss cattivo? Forse se scansioniamo possiamo trovarlo. Eccolo lì, wow! A quanto pare è stato un rumore a trovarci. È ora di buttare la spazzatura. Credo di sì. Allora, finché non sono dialoghi principali del gioco, non li doppiano. Nel momento in cui appare un dialogo così, invece, dobbiamo dargli a noi la voce. Ah, speravo di eliminarlo con un colpo, sincero. Allora, come ho detto, mi piace il fatto che vada tutto così veloce. Non mi dispiace. Ah, speravo di averlo preso nel momento giusto. Comunque non abbiamo preso neanche un danno, dai. No, lo 0,50 vuol dire che proprio un cicinino ci hanno colpito. Allora, potrò... La mia prima spilla, potrò vedere già la mia lista di spille? Penso di no, perché non abbiamo nulla. È vicino. Cosa è vicino? La spazzatura si accumula sempre in un punto. Vuol dire che il boss è qui vicino. Wow, era ora di incontrare il boss di Shibuya Ikarie. Oh, una nuova spilla. Aspetta un secondo. Questa è una spilla. Sembra di sì. Credi che dovremmo usarla? È una ricompensa per aver cancellato il rumore. Peccato che il vostro livello di psico deve essere maggiore o uguale alla sua. Livello cosa? Già, di che cavolo parli? Noi li possiamo usare già senza problemi. What? Cosa? È irrazionale. Chi farebbe tali spille per il minimo comune denominatore? Amico, come parli? In questo gioco pare che i valori delle spille siano indefiniti. Persino vettori nulli come voi possono usarle. Fico, Rindo, puoi tradurre? Forse intende che possiamo usare qualunque spilla troviamo, come è successo prima. E tante spille danno tanti poteri, giusto? Figata! Dai, vediamo cosa fa questa. Mentre andiamo a Shibuya Ikarie, pensiamo alla missione, ovviamente. Tempesta di fuoco. Crea piccoli vortici di fuoco attorno al bersaglio che infligge danni a ogni nemico coinvolto. Ovunque vada il bersaglio, la tempesta lo segue rapida, possibile bruciatura leggera al nemico. Beh, non male. Oh, e finalmente possiamo cambiare spille. Equipaggia le spille con Tieni per scatenare Psico in battaglia. Ricorda che non puoi equipaggiare due spille con le sta usando lo stesso input, almeno per ora. Ovviamente. Siamo quasi a Shibuya Ikarie, credo sia cattiveria, sarà davvero. Forse non riesco a leggerli, vanno troppo veloci in questa parte. Cioè, riesco a leggerli per me, ma non riesco a leggerli per voi. Non posso dargli una voce se vanno così. Allora, vediamo le spille. Allora, questa qui io per adesso la lascerei. Cambierei questa qui e mettiamo questa. Però aspetta. Ah, è lo stesso input. Cioè, non solo le spille le puoi mettere al personaggio come le vuoi tu, ma la spilla stessa ha l'input che dice lei. Cioè, se questa c'è L2, questa c'è L2 e fine. Non è fret che c'è L2 o il quadrato di prima. Interessante come meccanica. Un po' fastidiosa, ma possiamo gestirla. Sperando che alcune spille che mi interessano non abbiano gli stessi valori. Questo dovrebbe essere il posto. Ha detto Shibuya Ikarie, vero? Sì, ma dove? Oh, ho capito cosa sta succedendo. Sai cosa dobbiamo fare, vero? Fammi indovinare, scansionare? Sì, non puoi combattere ciò che non vedi. Ma che facciamo se ci sono un sacco di rumori? Basterà adottare un'equazione lineare ed eliminarli tutti. Certo che ti piace dire cose assurde, macho. Beh, perché tu invece... Eccolo, è enorme. Ah sì, dove? Lì. Ed è uno scorpione. Rumori nuovi. Wow, è già all'incirca il 60% della sua forza vitale.
Qualche netto ci ha lasciato un lavoro fatto a metà. Lo finiremo noi. Andiamo, Zettogrammi 1 e 2. Va bene. Glielo faccio vedere io chi è uno zettocoso. Allora, non mi dispiace. È palese che nel gioco nuovo mettessero rumori nuovi, però non mi dispiace già vederne qualcuno adesso. PF del boss. Allora, forse, visto com'è, avrei dovuto lasciarla la spilla dello sparo. Beccati qui. Ahia, ci ha già avvelenato. Ancora. Allora, per adesso che abbiamo queste poche spille, non riusciamo a fare grandi combo, purtroppo. Ma era palese che sarebbe successo. Ah, però aspetta, lui una volta che attiva lo psico può rimanere lì, Cioè Fred non hai bisogno di continuare a tenerlo. E scateniamo l'attacco per 3. E boss sconfitto. Ma si distrugge. Aspetta, qual era quel gioco in cui i nemici si distruggevano in questo esatto modo? Che facevano il colpo di luce? Oh, non mi viene in mente. Beh, i danni non sono neanche stati pessimi. Pensavo molto peggio. La spilla del fuoco non è male, ma si combina molto lentamente con tutte le altre. E vai! Perché esultiamo? Yeah, perché sei cretino. So, do we get a prize or something? Sì, una spilla probabilmente. A round of applause. Hey, esatto. It's Miss Reaper. It's Shoka. Okie dokie, Shoki. Anyway, the target's down, so you're done for today. Did you even manage to avoid coming in dead last? No way. Believe me, I'm just as shocked as you are. Ovviamente. I was sure a couple of noobs like you would get slaughtered in seconds. Glad we could. Però aspetta, mi è appena venuta un'idea, ma non ne sono sicuro. Suspiciously so. Sounds like we really caught your eye. No, but your team name did. Have you considered changing it to something less stupid? We'll consider it. Suit yourself. Anyway, you didn't die today, so there's that. Later, losers. Later, losers. So that's it? No prize or nothing? Beh, non siamo arrivati primi. Huh? We got something. Esatto. Ci hanno dato i soldi. Although the Pure Hearts took down today's target, the Ruin Bringers remain on top. I don't get it. What about our team? Couldn't tell you, Rin. Forse tutti avevano un boss da sconfiggere. Celebrations they deserve. Anyway, I'm over it. Plus, it's getting late. How's about we call it a day? Mr. Minami's already long gone. Ma no. Didn't even get to thank him for his help. No point in sticking around then. Let's go. Hey, Fred. Sup? Is your RNS app kinda buggy? I haven't really checked. Why? I'm having connection issues or something. It's not letting me message anyone. Wait, I lied. I can still message you. Perché siete in squadra? Ma cosa? Sicuramente quello sticker pack esisterà. Su Telegram di sicuro. Right next to each other or something? Huh. Weird. Meh, it'll probably fix itself overnight. Well, see you in class tomorrow, buddy. Yeah, see ya. Io dubito che andrete a scuola invece. Hey, I'm back online. Scusa, ho letto ora, peccato che ci siamo incontrati. Lo dici tu. Sono abbastanza sicuro che non sia la tipa dell'intro, quella con gli occhiali, ma sia la tipa vestita di nero. Ma dai, ma scusa, ma una tipa ti dice ci vediamo, scusa, e tu gli dici no, sto andando a casa. Ma sei stronzo allora.
deficiente. Ma perché gli ha mandato una lucertola con un coltello? Vabbè, io rispondo negli stessi modi di solito. E così si comincia. Spero che ti sveglierai presto. Non vorrei perderti tutto il divertimento. Giorno 1, chapter closed.